finisce 2-1 la sfida tra Paganese e Catanzaro al Marcello Torre di Pagani. E con Pino Palasciano vorrei commentare questa partita che è stata vinta col cuore dai giocatori del Catanzaro. Io, Pino, comincerei dalla fine della partita, quando Esposito, Maita, ma altri ancora dei giocatori del Catanzaro hanno scavalcato la balaustra e hanno incitato noi tifosi affinché da qui cominciasse un nuovo corso. Che ne pensi di questa partita? Io penso che comunque da Pagani inizia la riscossa del Catanzaro, nel senso che ci troviamo comunque con una squadra che riparte da Pagani per cercare di conquistare la salvezza, nel senso che ci troviamo con un Catanzaro che ha recuperato 3 punti sulla Paganese, ha recuperato un paio di punti sul Melfi, ha recuperato 3 punti sull'Acragas. Speriamo che sia da qui la ripartenza, perché in queste 2 prossime partite ci aspetta un periodo importante per il Catanzaro, perché abbiamo la prossima trasferta a Messina, l'altra ad Acragas, che sono veramente importanti per il Catanzaro. Devo dire che c'è stato un grandissimo Zanini, un ottimo Icardi, che hanno fatto sì che il Catanzaro vincesse questa partita. Col gol dell'ex Firenze. Sì, dell'ex Firenze, che sinceramente a Catanzaro ha fatto ben poco, e invece qui è riuscito a brillare, è riuscito a condizionare il risultato, perché comunque siamo trovati su 1-1 grazie a Firenze. Senti Pino, paga ancora una volta la linea verde scelta da Zalettieri, quindi dalla proprietà. Io vorrei mettere in evidenza la sontuosa prova di Imperiale, un ragazzo di Catanzaro, un ragazzo giovane del 99, se non sbaglio, 99, che ha ristabilito bene gli equilibri in difesa, perché credo sia entrato al posto di Pasqualoni e Zalettieri ha spostato Esposito a destra. E veramente nel secondo tempo il Catanzaro, rispetto alla prima frazione di gioco, subito dopo il gol di Zanini, dove si era un po' perso, loro ci hanno assediato e poi hanno segnato, quindi ha pagato il loro assedio. In realtà poi con l'ingresso di Imperiale effettivamente è stato un Catanzaro molto propositivo, nel senso che comunque si è riuscito a cambiare un po' il passo della squadra, si è riusciti a impostare in maniera diversa la partita e si è riusciti, grazie a un grandissimo gol di Icardi, a imporre il 2-1 contro una squadra importante, perché comunque la Paganese è una squadra che ha giocato fin dall'inizio del campionato in maniera importante ed è riuscita comunque ad imporre il proprio gioco. Devo dire che Catanzaro è stata una squadra ben impostata in questa partita. E quindi Gomez Zanini, è stato determinante. Mancosu, direi che questi nuovi innesti forse rappresentano l'inizio di un nuovo corso davvero. Io spero sinceramente che comunque Gomez è un 94, Zanini è un 94, Mancosu è un 92 per l'amor di Dio, però comunque ci troviamo comunque di fronte ad una squadra giovane con delle grosse prospettive future. Io spero che sia questo un punto di partenza. Il punto di partenza è anche rappresentato dai 50 tifosi del Catanzaro che hanno sostenuto dal primo minuto all'ultimo minuto, senza tener conto delle possibili, delle possibili differenze tra una squadra e l'altra, e sostenendo fino alla fine la squadra. Bene. Allora noi vi rimandiamo ai commenti tecnici sulla pagina home di uscatanzaro.net. Vi salutiamo e vi ringraziamo. Buona